La scorsa stagione è stata una stagione che ho definito fantastica, un campionato in cui ci siamo tolti molteplici soddisfazioni, abbiamo giocato partite che resteranno nella mente degli sportivi sardanesi per tanto tempo. Emblematica la vittoria contro i campioni d'Italia del Valdagno Sardana, ma emblematica la vittoria col Breganza, il pareggio col CC Viareggio, la conquista della Final Eight di Coppa Italia Fede Regione d'andata. Poi purtroppo un finale di stagione particolare che è difficile da analizzare, forse qualche torto arbitrale di troppo. Siamo finiti al nono posto, perciò fuori dai playoff per un punto e fuori anche dalle coppe europee. Poi la buona notizia di quest'estate è stato il ripescaggio nelle coppe europee. Rispetto a che Sarzana giocherà la Coppa CERS, che è l'equivalente dell'Europa League del calcio, per chi non è uno specialista di hockey o per i calciofili, come dico io, ed è una grande soddisfazione per tutta la città. Nel 18 ottobre sfideremo a Sarzana il Saint-Omer, una squadra del nord della Francia, un paese noto perché proprio in quel luogo, nella periferia di quel luogo, è stato girato un film cult Benvenuti al Nord, un film cult francese. E il 1 novembre andremo proprio in questa cittadina della Francia per provare a fare una grande impresa, che sarebbe quella di approdare al secondo turno della Coppa Europea. Rispetto all'anno scorso, nell'organico di prima squadra, com'è cambiato il Carispezio Chessarzana? Ma il Carispezia ha confermato di fatto tutta la squadra dello scorso anno. Andrà via Felipe Sturla, che era il primo o il secondo cambio a seconda delle gare che usava Mister Cupisti. Felipe Sturla approderà al campionato tedesco, una squadra tedesca formata per poter provare a vincere la Bundesliga dell'hockey su pista. E al suo posto rientra dalla Francia, dall'esperienza francese, Edoardo Leonato. Un giocatore comunque una pedina molto importante su cui contiamo molto. Lo scorso anno ha giocato a Parigi a Noisy-le-Grand, ha fatto la finale di Coppa di Francia, un giocatore comunque una pedina che può essere molto importante per il nostro organico. Una stagione davvero che si vivrà con grande entusiasmo al vecchio mercato, dove in ogni partita, in ogni occasione, riuscite a fare il pienone. Questa è una dimostrazione di come la passione di Maurizio Corona e delle persone che gli stanno vicino sia stata estesa a macchia d'olio, tutta Sarzana. Sì, ormai siamo un po' la febbre del sabato sera, come la chiamo io, nel senso che ci sono due modi di concepirla, ma ormai i giovani prendono l'aperitivo e vengono a vedere l'hockey, vanno a mangiare dopo, le persone più adulte mangiano a casa di corsa e vengono e dopo vanno a bersi qualcosa al bar, ormai è una consuetudine, il vecchio mercato è diventato una consuetudine di tutto il popolo sarzanese. Io scherzando dico sempre che giochiamo in un posto in cui d'inverno arriviamo anche a essere a 0 gradi dentro. Noi invece un palazzetto riscaldato, un palazzetto vero, sono convinto che supereremo le 1500 persone ogni sabato. Sarzana è innamorata di questo sport. Io, come dico sempre io, questo non è uno sport, non è una buttata di Maurizio Corona. Che si gioca dal 1946 a Sarzana ed c'è una storia, un qualcosa dentro che ricorda i sarzanesi tanti pezzi della loro vita, le piste scoperte, i derby a Sarzana, sì, nelle serie minori perché è la serie B, però qui ci passa un pezzo di storia della nostra città con l'hockey su pista. E non c'è solo la prima squadra perché avete costruito un settore giovanile davvero che è un fiore all'occhiello. Io ribadisco sempre, senza settore giovanile l'hockey Sarzana non sarebbe in A1. Non ci sarebbe perché non saremmo in grado di pagare 10 persone, di pagare i rimborsi a 10 persone di fuori. Noi di fatto abbiamo 3 persone che vengono da fuori, 2 perché ormai Sterpini è un sardanese adottato, lavora alla Spezia, pur essendo reggiano, il nostro capitano lavora alla Spezia, convive con una ragazza di Sarzana, perciò la sua vita, il suo futuro è Sarzana, è un sardanese, è un reggiano che parla il dialetto sardanese, come dico io, perciò di fatto oggi c'è Squeo e Dolce,
che sono gli unici due atleti che fuori, poi tutto il resto è il nostro settore giovanile. Un settore giovanile importante, un settore giovanile che quest'anno ha comunque dato due atleti alla nazionale, anzi diciamo, no, due atleti, diciamo che abbiamo intanto, anche se non è del nostro vivaio, è importante dire che abbiamo Leonardo Squeo che è un campione d'Europa, ha vinto il titolo europeo con la nazionale senior, e ha avuto Davide Borsi e Simone Corona che sono rimasti in nazionale senior convocati, Simone Corona fino all'ultimo raduno, e ha giocato l'Under 23, la Coppa Latina in Portogallo. Alessio Perroni è campione d'Europa Under 17, il portierino nostro, primo anno di categoria, ha fatto il vice a Bruno Sgaria del Breganze, però è campione d'Europa e l'anno prossimo la platea dovrebbe essere tutta la sua, visto che l'annata è 99-2000. Abbiamo due ragazzi nazionali Under 15, cinque ragazzi convocati agli stage federali di Piancavallo. Credo che di carne al fuoco a livello federale abbiamo anche una bambina convocata. Noi non abbiamo uno sport femminile, ma non volendo abbiamo preso una bimba perché è venuta trainata dal fratello e questa bimba è arrivata anche lei a essere convocata nelle piccolissime azzurre che hanno fatto questo stage a Piancavallo. Ma questo dimostra la bontà e la qualità e dimostra quanto noi investiamo sul settore giovanile. Per noi è qualcosa di importantissimo. Infine chiudiamo gli occhi ed immaginiamo dove sarà il Carispezia Hockey Sarzana a maggio dell'anno prossimo. È un campionato difficilissimo. Cioè, hanno rifatto una partenza shock come lo scorso anno. Dico sempre che il computer non ci vuole bene a noi. Non ci vuole bene il computer. Facciamo le prime sei partite che sono da incubo. Incontriamo le prime sei squadre dello scorso anno. Proprio una dopo l'altra. Si sono tutti rinforzati. Noi abbiamo, dalla nostra parte, abbiamo un grande pubblico, il vecchio mercato e la voglia di Alessandro Cupisti, che è un allenatore che per noi è qualcosa in più. La sua carriera da giocatore è inutile contemplarla, è stato il più forte portiere al mondo. Ma come tecnico noi ci ha dato quella tranquillità, quella sicurezza, quel modo di lavorare sdrammatizzando sempre ciò che succede. È un vincente e ha dato questo tipo a tutta la squadra. Non lo so, chiudo gli occhi ma non voglio guardare più avanti. Noi abbiamo un obiettivo immediato. Lo scorso anno avevamo l'obiettivo di fare la Final Eight di Coppa Italia e l'abbiamo fatta. E da momenti facciamo anche il miracolo di passare il primo turno. Siamo usciti al Golden Goal col CDC Viareggio, con una partita incredibile. Dopo che il Viareggio ha pareggiato a un minuto dalla fine, dopo che noi abbiamo colpito una traversa a portiere battuto a 7 secondi dalla fine della partita. Eravamo in semifinale di Coppa Italia, sarebbe stato qualcosa di grande. Noi chiudiamo gli occhi e vogliamo arrivare al secondo turno di Coppa. Sarebbe il più grande sogno di questa per tutta la città, il più grande sogno per me personalmente e il più grande sogno per tutta la mia dirigenza. Noi vorremmo andare avanti in Coppa, ci piacerebbe tantissimo. Non è facile perché non abbiamo preso una portoghese o una spagnola, ma abbiamo preso comunque la squadra più forte togliendo le portoghesi e le spagnole. Però ci proviamo. Siamo tutti convinti che il 18 a Sarzana il mister non bisogna perdere e non bisogna perdere, bisogna vincere. Non, tutti dicono di 5, di 6 gol, di 4 gol. No, bisogna vincere. Poi andremo a fare la partita a Sant'Omer. L'importante è vincere anche di 1 a Sarzana, lui dice. L'importante è non andare sotto. Poi la partita, abbiamo tutte le carte in regola per andare su anche con un gol di vantaggio solo e portare a casa la qualificazione.